Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7. Continuiamo con la nostra spulciata a livello di mezzi qui su Gran Turismo 7, perché c'è da riprovare una bellissima Alfa Romeo Giulia GTA M. Il dettaglio mostrato su questo mezzo è veramente incredibile. Per questa prova ho deciso di applicare una livrea a questa Alfa Romeo Giulia GTA M con targa italiana e penso che il risultato sia fortemente incredibile. Ma a livello di sound invece, sentiamo. Sì, i sound sono rimasti uguali a Gran Turismo 6. Sì, dai, non c'è stata nessuna progressione. O proprio se ne sono fregati, hanno usato sound riciclati. Va bene, va bene, va bene. Ma tra l'altro, ho notato che ha i minimi un po' alti. Cioè, da ferma sta a 3000 giri. C'è qualcosa che non va. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, l'auto è originale. Sì, è comunque una GTA M, sai, è un po' spinta a livello di prestazioni. Sono 500, tipo 30 cavalli di serie. Noi li abbiamo messo il sistema anti-lag settato su forte. E abbiamo messo mani solo all'aspirazione e allo scarico, quindi filtro dell'aria, marmite, collettore di scarico, entrambi da corsa, per una potenza totale di 590 cavalli. Da quello che dice qui, il mezzo è modificato da Novitec con 750 cavalli, interni in microfibra in alcantara, pacchetto esterno in fibra di carbonio con cerchioni in fibra di carbonio OZ. Micidiale. Direi che questo è il tipico mezzo da provare su una costa americana. Cosa ne dite? Magari con l'integrazione di Sophie? Tra l'altro il mezzo è equipaggiato di base dal gioco con gomme sportive dure. Non sarà facile tenere questo Giulione in pista, eh. È una bestia veramente scatenata, molto nervosa la guida. Ci buttano già così un F40. Senti pure il click di cambiata direttamente dal gioco, pensate. Occhio all'F40, figa, due mitici sono qua. E non vi dico chi è il secondo. Occhio perché non abbiamo aiuti alla guida. Quante americanate che ci sono qua davanti, eh. Di base qua siamo a più di 700 cavalli. Non abbiamo speranze. Occhio perché ha gracchiato sul il muro in pietra. Subito terza. Porca troia, pure lui ha slimitato, eh. Occhio al radar. Ok, superato. Tosta ragazzi, è tosta. Guarda la ZL1 che sorpassa Porsche. Ok, paletti a non graffiare la vernice. Vai. Figa, pericoloso qua in mezzo ai muri. Cerchiamo di uscire bene, che adesso abbiamo un bel rettilineo. Vai, tutto giù. Minchia raga, ma quanto è bella targata italiana. Cazzo, ci è mancato poco. Ok, superato, posso buttarmi a sinistra. Piano qui. Ah, lo sapevo, lo sapevo. Chiudiamo subito l'interno. Porca troia, ho sbagliato la frenata.
Col visore deve essere una goduria quest'auto. Non so se l'abbiamo mai provata col visore, eh. Però sicuramente sì. Apri. Vai, 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 fagli vedere, fagli vedere. Figa come scoda senza TC, sta maledetta, guardala, guardala. Usciamo bene. Figa, sembra vera. Ah, cazzo. Va Lamborghini Murcielago. Possibile da superare, eh. Figa, senti che sound che arriva dal suo motore. Occhio, occhio. Oh, contatto con Lamborghini. Ci credo. Figa quanto frena all'interno per coprire, eh. Un piccolo spazio però l'ho trovato. Tecnicamente sono davanti. Primi non ce la facciamo mica, eh. C'è una AMG GTR del 2017 lì in prima posizione che se la sta cantando. No, veramente, giuro, in frenata è veramente un mezzo pericoloso, eh. Figa, guarda sto balordo, da radar l'avevo visto. Occhio. Peccato. Veramente peccato. È imprendibile quello. Proprio ha preso e se n'è andato. La macchina è pazzesca comunque, eh. C'è proprio un cazzo da dire. Bella tosta da guidare. Veramente bella tosta. Ci fosse, ripeto, il modello, quello classico, o anche magari col cambio ad H, si potrebbero fare anche due paragoni. Col cambio ad H deve essere veramente divertente. Arrivati a questo punto direi che non possiamo non testarla con il visore. Allora, vorrei farmi un giro a Monza. Purtroppo non c'è la GT Sofi qui a Monza. Però vabbè, non è un problema. Metto in ogni caso difficoltà difficile. E vabbè, cambierà qualcosina, ma chi se ne frega in realtà. Sicuramente c'è da regolare il campo visivo. Sì, io direi di fare un tentativo. Che dite? Molto meglio così, no? Mamma mia, ragazzi. Ehi! Occhio là dietro. Ehi, vabbè, ragazzi. Maledizione, oh. Con calma, è un track day qui a Monza. Ok che qua i biglietti costano non poco, però mi pare stiate esagerando un pochettino, eh. Vediamo che cosa sa fare qui nella pista di Monza questo Giulione. Figa quanta coda. Occhio Lamborghini. Vabbè, signore, siete dei pazzi però, eh. Porca troia. Mamma mia come parte, ragazzi.
spettacolo, raga. Occhio al KTM. Levati, dammi un po' di spazio, maledetto. Figa, con la potenza che ha quest'auto devi staccare un botto prima, eh. Pericolosa, eh? Beh, direi proprio di sì, eh. Bello il fatto che esce shift. Modalità race. Occhio. Vabbè, Lamborghini è su un altro livello, naturalmente. Non solo di prestazioni, ma anche di costo. Sembra un sogno. Beh, staccata niente male, eh. Bello però portare la Monza, eh. Molto bene. Vai in fila. Ottimo, è dietro, è dietro. C'è una Ferrari 458 Italia là davanti. Maledetto che non l'ha comprata rossa. Come si fa a comprare una Ferrari di quel colore? È pure sempre un nero, però vabbè. Rosso e rosso, scusate, eh. Ma a parte gli scherzi, non dovremmo avere problemi. Porca troia, gli ho rovinato un mezzo da almeno 200.000 euro. A livello di potenza mi sa che siamo pure più potenti noi, eh. Sì, dice una Ferrari, ok, però questa è una Giulia GTAM, non so se mi spiego, eh. 458, comincia ad avere anche i suoi anni, nonostante tutto, ma dovessero regalarmela la tengo, nel senso. Ammetto allora che vedo un po' sfocato. No, mi sa che sono appannate le lenti. Mica, è tornata Lamborghini. Sì, vabbè, ragazzi, ma che confronto è, dai. Ma va lungo lui. È per forza. Oddio. Controlli. Ma che ma dai, ma non è vero. Ma l'ha riposizionato, era già in velocità. Ma cosa vuol dire? Cioè, se io tiro lungo a una variante, mi riposiziono e parto da fermo. Figa, lui era già in moto, era. Ma dai. Ma che cos'è? Ma non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. È come barare così, però. Scusate, eh. Possiamo fregarla solo nelle curve in staccata. Anche se non sbaglio... Se non mi sbaglio, la sua è trazione integrale, sapete, eh? Il rettilineo se ne va, raga, non possiamo fare niente. Possiamo solo sentire il suo sound. Ah, pure i laccetti sulla maniglia. Vai! Possiamo fare un cazzo. Se riusciamo a tirare una bella staccata, forse, ma ho grandissimi dubbi, riusciamo a prenderlo in curva. Dai, 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 dai! Figa, va come prende coppia lui, guardalo, guardalo!
Figa, l'abbiamo fregato in curva, guardalo. Mamma mia, ragazzi, non ci credo. Bene, direi che... sentite il sound. Mamma mia, ragazzi. Arrivati a questo punto abbiamo provato anche l'Alfa Romeo Giulia GTAM, che qualcuno in effetti mi aveva chiesto. Ma che bella anche qui la aerografia italiana con lo specchietto in carbonio. Novitechgroup.com. Fammi vedere i cerchi OZ, minchia, veramente belli, eh. Anche nella realtà li ho visti su alcune auto. Come cazzo è reso bene? Adesso non mi fare lo scherzo degli scarichi finti, eh. Siamo salvi. No, non sono finti, non c'è lo scarico che va giù. Mamma mia. Anche il faro, cavolo, fa impressione da vicino, eh. Alettoni in carbonio. Sauber Engineering. Profilo in carbonio. Qui la minigonna. Poco imponente questo muso. E già ho visto un piccolo problema tecnico. For racetrack use only, no step. La targa che passa dietro al portatarga. Però si vede solo in modalità visore sta cosa. Eh sì, si vede, si vede. Vedremo di metterla a posto, allora tanto si può sostituire. L'ho presa già di base così, non ho modificato niente io. Probabilmente non se ne è accorto manco lui. Qui il contorno del logo tutto in carbonio. Che spettacolo. Vedete lì la lancetta che continua a stare sui 3000 giri, che si muove pure, eh? Come se fosse a motore acceso, nonostante non si senti nulla. Modalità gara, race, 374 km percorsi. Vedete qui il laccetto, molto bello. Passengers airbag, GTAM, riesco ad andare fino a lì o colpisco qualcosa? Serie limitata. E visto che l'altra volta ha funzionato, proviamo così. Serie limitata 0 su 500. Fammi vedere i pedali. Ok, due pedali. Io naturalmente sto vedendo tutto sul TV, è quello che inquadro col visore. Ma raga, ma il dettaglio è assurdo, eh. Ok, di là non si può andare. Freno a mano inserito. No, vabbè, ma... è pazzesco, raga. Va bene, arrivati a questo punto credo non ci sia altro da vedere. Ragazzi, che dire, mezzo incredibile. Guida molto nervosa, molto tosta con tutti gli aiuti staccati. Ma tutto sommato è andata molto bene con quel recupero sulla curva finale lì a Monza contro la Lamborghini. Mi è piaciuta questa macchina. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate un commento nel caso vorreste vedere un'auto che io provassi con il visore soprattutto, ma anche normalmente. Ci sono veramente un sacco di auto qui su Gran Turismo 7 che meritano di essere guardate con questo visore, quindi riprovate. Dai, fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto. Ci vediamo al prossimo video.